Gennaio è quasi giunto al termine e siamo pronti ad accogliere la prima grande uscita dell'anno. Le aspettative intorno al remake di Dead Space sono altissime e sembra che la produzione Motive riesca a rendere giustizia a una serie cult che merita di tornare al centro dell'attenzione. Tragicamente distrutta dalle pessime scelte di EA, la saga di Dead Space portava con sé un universo narrativo dall'enorme potenziale e fa proprio male pensare che il brand sia caduto nel dimenticatoio per così tanti anni. C'è poi un dato di fatto. Ad oggi nessuno spera in una possibile conversione per Nintendo Switch di una produzione di questo calibro. Gli evidenti limiti tecnici della console tagliano fuori dal parco titoli della piattaforma ibrida gran parte delle produzioni AAA multipiattaforma. A parte qualche porting miracoloso, ma pieno di compromessi, e alcune versioni in cloud a dir poco ingestibili, scegliere Switch significa precludersi una larga fetta del panorama videoludico contemporaneo. Ma questo non vuole essere un video dove si ribadisce l'ovvio, toccando i nervi scoperti di Nintendo e sperando nell'arrivo di una salvifica next gen della grande N. No, oggi voglio parlarvi, in modo raffreddatissimo, dell'esatto contrario, proponendovi una breve retrospettiva su una delle più grandi anomalie del mercato videoludico. Dead Space infatti ha visto un capitolo dedicato su Nintendo Wii, ovvero Extraction. E non si tratta di un porting o di uno spin-off minore, ma di un prequel a tutti gli effetti, pensato sin dal principio come un capitolo della serie principale. Ad Extraction aspettava l'arduo compito di introdurre al pubblico Nintendo un IP che stava scuotendo il mercato videoludico e allo stesso tempo avrebbe dovuto fare da apripista per altre produzioni 18+ su una piattaforma dove contenuti per adulti erano una rarità. Sì, perché vedete, nell'ormai lontano 2009, quando Nintendo con la Wii aveva iniziato ad occupare una posizione trasversale nel mercato, allontanandosi dalla competizione diretta con i suoi avversari, c'era ancora la voglia di rischiare e scommettere su questi bizzarri hardware proposti dall'azienda nipponica. Quindi, con un vero e proprio colpo di scena, EA, la stessa azienda che da 5 anni a questa parte rivende sempre la stessa versione di FIFA su Switch, diede il via libera ai lavori su Dead Space Extraction, affidando il progetto a Visceral Games, gli autori del primo e allora unico Dead Space, affiancandogli poi un altro piccolo team europeo, Eurocom. E per quanto oggi il nome di Dead Space goda proprio del massimo rispetto di una grandissima fetta di videogiocatori, sono sicuro che in pochi si ricordano di Extraction. Prima di scoprire o riscoprire la storia di questa improbabile produzione, come al solito vi invito a unirvi alla conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle porotifiche e seguitemi su tutti gli altri social. I link li trovate in descrizione. Perdonate la voce raffreddatissima e direi che ho detto tutto. Bene, iniziamo! Partiamo subito da un elemento fondamentale. Extraction non è un porting miracoloso né una reimmaginazione del primo Dead Space, è un prequel a tutti gli effetti, cucito a misura sulle caratteristiche hardware di Nintendo Wii. E questo non significa solo l'utilizzo di un motore grafico completamente diverso rispetto a Dead Space, ma anche una riscrittura totale del suo gameplay, che abbandonava i lidi dell'action in terza persona per abbracciare appieno le potenzialità del Wiimote, trasformando il survival horror in un rail shooter. Quello degli sparatutto su binari o su rotaie è uno di quei generi che nel corso degli anni è andato praticamente estinto. Se un tempo gli arcade e le home console erano invasi da produzioni che sfruttavano le light gun, con la chiusura delle sale giochi e l'abbandono dei televisori CRT in favore degli LCD, serie storiche come Time Crisis, The House of the Dead e Virtua Cop sono cadute nel dimenticatoio. Wii, grazie al Wiimote e al suo sistema di puntamento, anche in modo un po' anacronistico, fu l'ultima console a proporre una grande selezione di titoli appartenenti a questo genere, alcuni di pregevole fattura. Non è un caso che fu la stessa Nintendo a ripescare dall'era NES il concept della Zapper, cercando di pubblicizzare quanto più possibile le potenzialità dell'accessorio tramite il bundle con Link's Crossbow Training, lo spin-off di Zelda, che era più che altro una demo tecnica pensata per l'occasione. Quindi lo so che non è semplicissimo, ma cercate di approcciarvi a Extraction senza preconcetti. La scelta dello shooting su rotaie non
non è tanto un ripiego, ma più che altro una scelta consapevole e anche una decisione che porta con sé alcuni punti di forza niente male. Uno stravolgimento così radicale di gameplay è sempre molto rischioso, ma esperimenti recenti come Hyrule Warriors ci dimostrano che se alla base c'è un lavoro fatto con cura e rispettoso del materiale originale, il risultato finale non deve essere per forza relegato alla sfera delle produzioni minori, degli spin-off e dei what if. In realtà è proprio così che nasce l'idea di Extraction. A circa metà dello sviluppo del primo Dead Space, il producer della serie, Steve Papoutis, attratto dalle potenzialità dell'universo narrativo della produzione, inizia a ragionare su un possibile prequel delle avventure di Isaac, e spinto dall'enorme bacino di utenza della piattaforma di Nintendo, sotto richiesta di EA, decide di far approdare Dead Space anche su Wii. Si tratta di un rischio, ma al tempo stesso di una scelta obbligata, come dichiarerà in seguito lo stesso Papoutis in un'intervista di IGN. Infatti sarebbe stato possibile fare semplicemente un porting del primo Dead Space, ma questo avrebbe significato tempi di sviluppo enormi e una produzione che sarebbe dovuta scendere a inevitabili compromessi. Invece, grazie all'appoggio di Eurocom, che fornì a Visceral Games il motore grafico Engine X, su cui già erano state create delle produzioni cross-gen e Wii, lo sviluppo di Extraction durò all'incirca 14 mesi, circa come l'originale Dead Space. Con un engine già pronto e un universo narrativo già rodato, tutte le attenzioni furono riposte nello sfruttare appieno le risorse hardware di Wii, con l'obiettivo di riuscire a tradurre l'esperienza originale in qualcosa di familiare ma completamente nuovo. Mi sono reso conto che fino adesso ho dato per scontato che sappiate a cosa ci si riferisce quando si indica un rail shooter, ma forse la definizione non è così scontata. Uno sparatutto su binari è un'esperienza di shooting solitamente in prima persona, dove il giocatore ha controllo nullo o estremamente limitato sul movimento e visuale di gioco e può unicamente muovere il cursore all'interno della schermata. La progressione è automatica e l'idea alla base è quella di sopravvivere a tutte le minacce che vengono proposte a schermo sparandogli. La assume quindi un ruolo fondamentale in un'esperienza di questo genere, perché sono gli sviluppatori a dettare ritmo e incedere di ogni sequenza, e il taglio cinematografico di Extraction è chiaro sin dalle prime battute di gioco, dove tra l'altro è utilizzato un piccolo trucco che trovo a dir poco geniale. Il gioco ci illude per un attimo di essere ancora una volta di fronte a un action in terza persona, ma si tratta in realtà solo di un'illusione prospettica, e di questi espedienti è piena tutta la campagna di Extraction. Lo trovo un bel tocco di classe, che immediatamente segna la familiarità, ma anche la distanza rispetto al primo capitolo della serie. Nelle 10 missioni della campagna principale, che durano circa un 5-6 ore nel complesso, ci ritroveremo a guidare diversi protagonisti coinvolti nell'esplosione dell'epidemia dei necromorfi, le orripilanti creature marchio di fabbrica della serie. Essendo un prequel che precede di pochissimo la linea narrativa del primo Dead Space, le ambientazioni di gioco si spostano da ambienti come la colonia Aegis 7, nota al pubblico ma mai visitata prima d'allora, fino ad arrivare ai corridoi della Ishimura, in un continuo gioco di rimandi a luoghi e situazioni che vedranno coinvolto in un modo o nell'altro Isaac, il protagonista del primo Dead Space. Se quindi il cast di protagonisti introduce nuovi volti e nuove storie, è chiaro che l'attenzione principale si è rivolta ai giocatori di ritorno, ed Extraction è un prequel che si gode appieno solo dopo aver giocato il titolo originale. L'impostazione narrativa rende comunque godibile tutta l'esperienza anche a chi non ha mai messo piede sulla Ishimura, complice un ritmo serratissimo e un'esposizione sempre chiara e mai eccessivamente didascalica di quello che sta succedendo intorno a noi e di quello che bisogna fare. Il titolo è famoso per avere alcuni dialoghi degni dei peggiori action B-movie degli anni 80, come ad esempio la reazione alla prima comparsa di un necromorfo. Extraction, nonostante il continuo ricorrere allo scontro armato, non diventa mai un arcade action, anzi riesce a mantenere salde le sue radici da survival horror. Anche in questo caso è giusto citare le parole di Papoutis, prese da un'intervista rilasciata a Eurogamer. Abbiamo preso le meccaniche di Dead Space, ne abbiamo aggiunte di nuove, e poi abbiamo evoluto il genere proprio come l'originale Dead Space ha rappresentato un'evoluzione del genere action horror. Vi assicuro, questa non è una versione castrata di Dead Space, questa è una fantastica aggiunta di alta qualità all'universo di Dead Space. Effettivamente ho sempre trovata riduttiva l'etichetta da rail shooter per Extraction, perché è chiaro che il gioco prova a essere qualcosa di molto più che un semplice sparatutto su rotaie.
storie. Ci sono infatti alcuni concetti chiave di Dead Space che si traducono egregiamente in questo nuovo gameplay. Innanzitutto, i necromorfi richiedono ancora una volta di essere smembrati per essere messi al tappeto, una richiesta di precisione chirurgica che ben si sposa con il sistema di puntamento del Wiimote. E poi, sebbene venga abbandonata l'impostazione diegetica dell'interfaccia utente che veniva assorbita completamente nel mondo di gioco, ancora una volta torna di estrema importanza il razionamento delle risorse, in questo caso munizioni, e la gestione dell'inventario, limitato a solo 4 tipi di armi alla volta. Le armi, così come i nemici, si inseriscono in perfetta continuità con quanto visto in Dead Space e le nuove aggiunte risultano credibili e coerenti nel contesto dell'avventura, tanto che alcune di esse verranno anche ripescate in episodi futuri. Ad esempio poi è molto apprezzabile l'intenzione di riportare la meccanica del fuoco secondario anche su Extraction. Infatti, una delle caratteristiche principali di Dead Space, che ha fatto anche un po' la fortuna del titolo, era proprio la particolarità delle sue armi, che grazie alla modalità del fuoco secondario consentivano un approccio creativo a tutte le fasi di shooting. Certo, quello che proprio non mi piace, ma questo è più che altro un limite mio, è che per attivare questa modalità di fuoco secondario va roteato il polso cambiando angolazione il Wiimote, una mossa che ho sempre odiato sin dai tempi del primo Red Steel, quando poi veniva pubblicizzata come una delle cose più assurde di tutta quanta l'esperienza, sparare da veri gangster. Oltre alle armi, tornano anche due abilità, ovvero la stasi e la telecinesi. Quest'ultima diventa lo strumento per interagire con i vari elementi del mondo di gioco, mentre la prima una potente arma difensiva, che permette di guadagnare tempo sui nemici. Il suo uso, ovviamente, proprio come nel primo Dead Space, è limitato. Ci sono anche le iconiche sezioni a gravità zero, che però perdono gran parte del loro fascino. Ecco, forse il più grande difetto di Extraction, che poi è un po' inerente a tutto il genere degli shooter su rotaie, è l'eccessiva rigidità dell'azione che lascia veramente poco spazio di incidenza ai giocatori. Sono pochissime le situazioni in cui si può scegliere tra un percorso alternativo o l'altro, così come brevissimi gli istanti in cui si ha il diretto controllo della visuale di gioco. E questo porta a una delle più grandi frustrazioni di tutta quanta l'esperienza. Le minuscole finestre di tempo in cui è possibile raccogliere gli oggetti sparsi per livelli. Molto spesso l'azione si svolge in degli ambienti circoscritti dove il protagonista si ritroverà di volta in volta ad occupare postazioni differenti. A volte la regia, sempre molto traballante, deciderà di offrire brevissime opportunità di recupero di risorse che compariranno solo per il tempo di una rapida occhiata laterale. E non c'è nulla di più fastidioso del sapere di avere un collezionabile al proprio fianco, ma non sapere se si avrà nuovamente l'occasione di recuperarlo. In generale, la pesantezza della regia si sente parecchio, soprattutto nelle lunghe sequenze scriptate tra un incontro e l'altro. Questo, unito a un sistema di autosave non sempre convincente, crea dei momenti di ripetizione da non sottovalutare, soprattutto quando ci si ritrova di fronte a delle sequenze in cui è probabile dover effettuare qualche tentativo prima di riuscire a procedere oltre. La linearità dell'esperienza, che comunque vede il suo punto di forza nella sua cinematograficità, viene abbattuta comunque da un bel sistema di punteggio, upgrade e progressione, che sì, è un po' il pane quotidiano per gli appassionati del genere, ma questo è quello che rimane una volta che si è portata a termine la campagna principale. L'impatto narrativo viene fortunatamente sostituito dalla possibilità di perfezionare i propri risultati e da un gameplay che rimane divertente anche nella modalità sfida e nelle difficoltà di livello superiore. C'è anche la possibilità di giocarsi tutta la campagna in co-op con l'aggiunta del secondo giocatore in qualsiasi momento. E questo forse è l'unico tentativo riuscito di implementare il multigiocatore all'interno della serie rispetto ai risultati tutt'altro che soddisfacenti del secondo episodio e del disastroso terzo capitolo. Chiariamoci, non è che il punto di forza di Dead Space Extraction sia questa sua natura arcade, ma la possibilità di sperimentare anche questo lato più classico e più shooter dell'esperienza mette in mostra come il gameplay sia funzionale e possa essere goduto anche su livelli differenti. Sebbene ci sia una parte strettamente arcade improntata allo shooting frenetico, la sensazione di trovarsi di fronte a un survival horror non svanisce mai, e in questo l'atmosfera del primo Dead Space è riproposta in modo egregio. E poi va lodato il tentativo di spremere fino all'osso tutte le caratteristiche di Wii. Graficamente oggi il titolo fa sorridere, ma per l'epoca i risultati raggiunti sulla console erano a dir poco impressionanti. Senza contare che Dead Space Extraction è uno dei pochi titoli a portare un immaginario così crudo sulla console Nintendo. Gli spazi generalmente angusti e il totale controllo del campo di visuale
hanno permesso agli sviluppatori di concentrarsi su animazioni e sistema di illuminazione, però ci sono alcuni momenti in cui il framerate crolla drasticamente, un vero peccato, mentre il sound design rimane in linea con gli standard di eccellenza raggiunti dal primo episodio. Il Wiimote viene sfruttato in tutti i modi possibili, a volte anche esagerando. Ci sono dei puzzle ambientali semplicissimi ma che spezzano il ritmo dell'azione, e poi chicche come gli audiolog che vengono riprodotti dal microfono del controller, che oggi sì possono sembrare degli espedienti triti e ritriti, ma all'epoca avevano il loro perché. Purtroppo, sebbene il gioco supporti la zapper, secondo me l'utilizzo di questa periferica complica eccessivamente l'esperienza di gioco, richiedendo il ricorso a motion control anche per azioni basilari altrimenti associate alla pressione di tasti non raggiungibili in questa modalità. Quando il remake di Dead Space è stato annunciato, in molti si sono chiesti se avesse senso un remake di un titolo che, nonostante tutti gli anni passati, conserva ancora una freschezza invidiabile. Non posso ancora giudicare il lavoro svolto dal nuovo team, anche se tutto quello che è stato mostrato finora fa ben sperare. Ma per quanto magari non ce ne sia bisogno di un titolo del genere, se questa operazione ha lo scopo di rilanciare una serie così importante, ben venga. E questo potrebbe essere il trampolino di lancio perfetto per dare una seconda chance a Extraction. Eh sì, perché nonostante l'ottima ricezione da parte della critica, Extraction fu un vero flop. Le ragioni sono molteplici, ma tutte riassumibili all'atteggiamento di EA. Il publisher infatti non ne pubblicizzò a dovere l'uscita, e questa fu una mossa folle, considerando che si trattava di un titolo appartenente a un genere di nicchia, rivolto a un pubblico molto specifico e che strizzava l'occhio ai fan di un gioco mai pubblicato su Wii. La seguente riproposizione di Extraction su PS3 in HD per accompagnare l'uscita di Dead Space 2 permise una maggiore diffusione del titolo, tanto che poi due dei suoi protagonisti tornarono come attrazione principale di Severed, uno dei DLC del secondo episodio. La grafica migliorata e un sistema di controllo parzialmente riscritto non rendevano però giustizia a un titolo che avrebbe meritato molto di più. E io ve la butto lì, Extraction sarebbe il titolo perfetto da riproporre in VR. La cosa veramente triste è che è risaputo che per Electronic Arts quello di Extraction sarebbe stato un banco di prova fondamentale. Dalla buona riuscita della produzione sarebbe dipeso il futuro di altre produzioni di stampo maturo su Wii, e sappiamo tutti come è andata a finire. Nonostante questo, anzi, forse proprio per questo, Extraction è un titolo che merita di essere ricordato e riscoperto, e magari anche di essere riproposto in VR. Poracci, spero che questa retrospettiva vi sia piaciuta. Mentre tutti parlano del nuovo Dead Space, noi perdiamo tempo su un gioco di 14 anni fa. Vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo anche a un video così atipico per il canale, sia per i temi trattati sia per la forma, e come al solito vi aspetto nei commenti e vi do appuntamento al prossimo video. Fate i bravi, riposatevi, dormendo, Sonic tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Dead Space, Michele Extraction, raffreddatissimo, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale, e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Cringe.